A tutti, in questo video vedremo una partita impressionante. Bene, ne capita abbastanza spesso di queste partite ultimamente: è veramente una manna giocata al torneo di Biel in Svizzera tra Navara e Wojciech, entrambi giocatori sopra i 2700 di Elo Rating, i due danno vita veramente a qualcosa di eccezionale, una cosa che tipicamente si vede una volta ogni circa 20 anni o che croce. Ma vediamo un po' che cosa di bello hanno combinato. Questa partita Navarra gioca con il bianco e Vojta Seg gioca con il nero. Si inizia Ancora una volta con l'apertura più giocata attualmente negli scacchi, difesa siciliana, come vediamo, il nero attacca il centro con questo pedone e ben presto, dopo che la siciliana diventa aperta tramite questo cambio, il nero sviluppa il cavallo per attaccare questo pedone che viene difeso dal cavallo in C3 e ora A6. Quindi un'altra volta variante Nidorf della siciliana. Al solito, questo pedone va a bloccare l'ingresso specialmente dell'alfiere campo chiaro ma anche dei cavalli alla casa b5 ok qui si prosegue sulla variante più giocata alfiere e3 il cosiddetto attacco inglese Difatti, piuttosto che sviluppare l'alfiere campo chiaro meglio sviluppare l'alfiere campo scuro perché solitamente per rendere più facile rintuzzare gli attacchi di questo alfiere campo chiaro che di solito potrebbe venire sviluppato un c4 con chiare idee di eh, attaccare F7 questo può essere bloccato abbastanza molto tranquillo tramite la spinta E6 ok si prosegue quindi con E5 che è la risposta più tagliante per il nero va subito con questo pedone ad occupare il centro attacca un pezzo quindi guadagna un tempo il cavallo si deve ritirare in B3 problema però di questa spinta è che questo pedone rimane abbastanza debole per il momento è difeso da due pezzi neri quindi nessun problema. Ma probabilmente soprattutto c'è il problema del controllo della casa D5. Che è un ottimo avamposto per il bianco, sarebbe opportuno portarci un cavallo per far sì che diventi veramente una spina nel fianco. Comunque, il nero ha i suoi contro giochi. Sviluppa subito questa alfiere proprio con lo scopo di controllare meglio questo avamposto e si continua con H3 di solito. Um, qui il bianco preferisce la spinta F3 um, in entrambi i casi sia con H3 che con F3 il bianco si prepara ad attaccare sulla ladire con la spinta G4 nel caso di F3 questo pedone va a difendere il centro nel caso di H3 il pedone H potrà successivamente essere spinto più facilmente del pedone F perché il pedone F andrebbe probabilmente accozzare contro l'attacco del primo centrale del nero potrebbero crearsi degli squilibri al centro da valutare comunque mh, viene giocata come detto H3 il bianco si prepara a fare questa spinta quindi per attaccare un eventuale arrocco corto del nero comunque espandersi, l'idea sarà poi chiaramente quella di arroccare lungo con tutta probabilità anche portare una torre all'attacco sulla debole colonna D Ok. Wojciecek prosegue sviluppando l'alfiere, maggior controllo su questa diagonale anche in previsione dell'avanzata dei pedoni neri. Qui chiaramente G4 con l'idea subitanea di spostare nuovamente il pedone G5 per guadagnare un tempo su questo cavallo e chiaramente il cavallo potrebbe essere in crisi perché non ha case d'attacco su cui andare, deve abbandonare questa casa. Quindi qui il nero deve subito trovare un controgioco e lo ha con la spinta di 5 in questo modo il cavallo si dà l'opportunità anche di attaccare E4, quindi qui G5 non funziona più, non tanto perché il cavallo può prendere subito in E4 ma piuttosto perché il nero può spingere in D4 con doppio a questi due pezzi. Quindi anche se qui il bianco guadagna un pezzo momentaneamente per un pedone, poi chiaramente lo riperde subito qua perché può salvarne soltanto uno e Dopo questa variante, chiaramente la posizione si è riequilibrata. Il nero non sta chiaramente male. Quindi, qui per evitare questo problema, e per di Navara cambia il pedone, attacco su questa alfera, quindi il pedone va neutralizzato, in questo modo, ehm, cavallo per D5, ottima manovra del cavallo. Che si toglie quindi, dalla possibile minaccia di questa spinta, inoltre va ad attaccare due pezzi stanza eh, importante del bianco con possibilità di catturare il cavallo per creare un'impedonatura oppure di far fuori un alfiere avversario il bianco piuttosto che spostare i propri pezzi si preoccupa di sviluppare con contrattacco perché gioca alfiere g2 è molto importante controllare questa grande diagonale Infatti se il bianco avesse semplicemente cambiato il cavallo non avrebbe avuto il contro perché sarebbe stato il primo a porre l'alfiere sulla diagonale con attacco sulla torre quindi giustamente prima per G2 per evitare questi problemi e ora questo cavallo è già sotto il fuoco avversario. Comincia a essere problematica anche la gestione dell'attacco a raggi X sul pedone B7. Però il bianco a contro gioco può intanto far fuori un alfero avversario, cavallo per e 3, con minaccia su donna. Quindi il bianco non può chiaramente perdere tempo a catturare in B7. Cambia prima le donne. Stringi un attimo l'Alfere a rientrare, si preferisce non farlo col re perché se no il re non potrà arroccare se si muove e ora però il nero rimane con questa minaccia in C2 quindi ancora la cattura in B7 per il bianco non è possibile, deve gestire il cavallo che viene fatto fuori. Quindi morale della favola, con questa manovra il nero ha fatto fuori la coppia dell'Alfere e del bianco mentre il nero rimane con la coppia dell'Alfere che è un vantaggio strategico minimo ma che potrebbe essere importante. L'unico problema del nero è che è in carenza di sviluppo e ora deve cominciare a difendere questo punto. Come fare? Viene scelta la manovra migliore perché piuttosto che fare una mossa passiva eh, per difendere il pedone, come potrebbe essere Alfiere C8, è meglio passare all'attacco e guadagnare dei tempi. In questo caso, sul re alfere H4 viene sviluppato l'Alfiere con scacco il re si deve spostare, meglio spostarlo sul lato perché la colonna D potrebbe diventare calda molto presto. E ora cavallo C6 che blocca la linea d'attacco all'alfiere. Chiaramente qui il bianco non può cambiare l'alfiere sul cavallo perché lascerebbe con due alfieri contro due cavalli in posizione piuttosto aperta, non è chiaramente una posizione vantaggiosa. Quindi che fa Navara? Gioca cavallo C5, contrattacca Sempre sul punto debole B7 e in più minaccia di far fuori questo alfiere. Una delle poche forze del nero è la coppia degli alfieri, quindi, qui voce gioca alfiere C4 che sposta l'alfiere dal pericolo. Poi penserà dopo a salvare questo pedone. È anche scacco. Quindi, chiaramente il bianco non può catturare il pedone, deve spostare il re. E ora si salva il pedone con l'arrocco lungo buona mossa perché oltre a difendere il pedone si porta una torre sulla colonna aperta quindi il nero possiamo dire qui ha quasi completamente recuperato lo svantaggio posizionale che aveva nell'apertura e difatti qui il nero starebbe meglio chiaramente posizionalmente è necessario che quindi il bianco faccia una manovra per ristabilire un attimo la parità e qui la mossa migliore è quella dal punto di vista strategico di giocare B3 perché si va ad attaccare questo alfiere e l'alfiere, come vediamo, eh, non ha case su cui andare senza creare altra debolezza. alla struttura del nero, se si sposta, ad esempio, in B5, può venire catturato dal cavallo costringendo all'impedonatura. Se si sposta in E6 allo stesso tempo, c'è sempre il cavallo che lo può far fuori costringendo il nero all'impedonatura. D'altra parte, non può neanche venire difeso opportunamente questo alfiere perché è minacciato dal pedone, Quindi, che fare? Bene, anche qui il nero sceglie la via più opportuna nel caso di questo tipo di minacce. Cercare una minaccia più forte, una minaccia che non permetterebbe al bianco di guadagnare l'alfiere catturando col pedone. E questa mossa è alfiere g5 perché minaccia alfiere per e3 con scacco e attacco doppio al cavallo. Quindi il Bianco sarebbe costretto a rimanere impedonato e la debolezza strutturale ce l'avrebbe per l'appunto lui. Quindi Navara prova a difendere il pedone, ci sono due modalità: o con il re o con la torre, cambia abbastanza poco. Quindi decide di sviluppare un pezzo dall'angolo, quindi porta la torre in E1. Difende quindi il pedone. E qui Nero nuovamente di fronte al dilemma di come salvare questo alfiere. Viene giocata nuovamente alfere H4. Che guadagna un altro tempo perché minaccia la torre che è più importante dell'Alfiere, quindi ancora una volta il bianco non ha modo di catturare questa Alfiere. Che gioca? E chiaramente la torre non può neanche rimanere in difesa di questo pedone, si dovrà spostare da qualche parte, non può essere difesa dal re, e comunque sarebbe un, una perdita di qualità. Quindi dopo Alfiere H4 la torre si risposta, ma non in A1, in B1, che è una leggera miglioria. Questo rende più papabile di fatto la cattura dell'alfiere e l'impedonamento perché poi la torre attaccherebbe direttamente B7, punto già nevralgico visto che è attaccato dal cavallo bianco. Ok, solito problema per il nero, deve trovare una via di fuga per quest'alfiere ritorna sulla vecchia strada, attacca questo pedone e stavolta il bianco ci gioca il re in difesa, contento della posizione della torre che fa nuovamente il solito problema Attacco sul re dell'alfiere e ora il bianco deve decidere che fare perché può effettivamente tornare indietro. Ma allora il nero ripeterebbe le mosse ottenendo probabilmente una patta. Quindi viene giocata Re F3, una manovra un pochino rischiosa perché effettivamente comincia a portare il re un po' al centro. Inoltre, darebbe anche l'opportunità al nero di giocare alfiere di 5 che permette di ottenere un cambio d'alfiere, il nero perde la coppia degli alfieri qui però senza rovinarsi la struttura pedonale ora questa torre effettivamente è attiva ma attacca il cavallo il cavallo può essere riciclato in E4 ora, questo cavallo ha trovato una buona posizione dove poter stare qui la posizione comunque è piuttosto eh, pari quindi piuttosto che inoltrarsi in questa via il nero prova a sfruttare la posizione per l'appunto molto esposta del re avversario forzando possibilmente ancora di più il re a centro scacchiera con questo scacco. Difatti, eh, ora sembra una mossa innocua questa perché il bianco ha ben tre pezzi che l'attaccano questo pedone, però se proviamo a prenderlo con il re, il re qui chiaramente è troppo esposto. C'è torre di 2 che taglia eventuali vie di ritirata al re, inoltre attacca questa alfere. Non ci non sono grandi modi per difendere questa alfere, ad esempio... Se viene portato in F3, chiaramente un altro modo era portarci una torre a difendere, ma sarebbe stata un po' troppo passiva come manovra. Però l'altra torre entra in gioco, eh, Re F4, Lui deve cercare di mantenersi il più possibile lontano da pezzi avversari, ma non è certo facile in questa situazione, dove prende un altro scacco finisce in F5. Ora c'è questa inchiodatura e non si, sa, non si capisce bene come si possa riuscire a difendere questa alfere, che okay, lei si può portare... Sempre più lontano, a questo punto trova in qualche modo una certa sicurezza. Ma alla fine dell'alfiera, ora che non ci sono più scacchi a disposizione, il nero comunque può salvare l'alfiere. Quindi si trova con un pezzo di vantaggio. Chiaramente, non una variante che possa piacere al bianco. Altro modo anche catturare il pedone con un cavallo, ad esempio il cavallo della Traversa 5. Eh, qui, però. Il nero ha ah, forte contro gioco perché può portare questo cavallo avanti. Attacca il re. È forzato a inoltrarsi nei guai. Nuovamente scacco. E qui, come minimo, il nero può riuscire a ripetere le mosse. E se il bianco prova a cambiare variante spostando il re in F5. Eh, prende matto subito. Quindi, come minimo, qui il nero riesce a pattare facilmente chiaro che lo scopo di Navara non era pattare e quindi porta il re ulteriormente allo scoperto in F4 e qui la posizione è veramente scottante, infatti si becca subito un altro scacco in G5 e il re è ancora costretto a inoltrarsi ulteriormente in F5, questo re non si capisce bene dove vuole andare, infatti dal punto di vista così strategico o geometricamente questa posizione del bianco fa strabuzzare gli occhi, dice, non è possibile che questo re riesca a sopravvivere così a lungo in mezzo ai pezzi nemici. E difatti, l'attacco del nero è abbastanza facile. Qui, innanzitutto, viene giocata torre H e 8, e ora il nero si prepara ad attaccare su queste colonne. E se questa manovra viene ignorata, tra l'altro, ad esempio, <ride> l'alfiere. Del nero qui in C4 è ancora in presa. Il bianco potrebbe pensare di prendere l'alfere ignorando la minaccia. Però, qui entra in un giro di schiaffi, non indifferente. Ora eh, c'è la minaccia di giocare Torre 5. Non ci sono nessuna difesa, tranne giocare cavallo di 3. lasciando questo cavallo in presa, il cavallo non viene preso ma viene rinnovata la minaccia, ora il nero può giocare cavallo e 7 da remato. Unico modo è provare a bloccare questa minaccia la torre è indirettamente difesa dal doppio di cavallo in c5 quindi non può essere presa dal re però il bianco fa fuori questo cavallo neutralizza la minaccia del doppio e ora nuovamente questa torre deve gestire l'attacco del cavallo in e7 non è facile perché è attaccata dal re e non ci sono casi dove può fuggire senza venire presa quindi unico tentativo catturare questo cavallo con l'alfiere però ora il nero prende l'alfere minaccia nuovamente danni pesanti con torre c5 torre per f7 dà la possibilità al re bianco di catturare la torre n6 quindi neutralizza l'attacco ma eh, torre per e3 ora, nuova minaccia l'infilata su questa colonna f re f1 per bloccarla e alla fine della fiera quello che ottiene il nero è questo pedone immenso parità di materiale ma questa minaccia chiaramente vale tutta la posizione il nero qui non dovrebbe avere problemi a trovare qualche strategia per vincere proprio sfruttando questo vantaggio quindi va a tutti i costi neutralizzato l'attacco delle torri su queste colonne e viene giocata la torre h di 1 notare che la torre in b viene lasciata sempre con questo attacco alla gx a disposizione molto importante per il bianco si prosegue con Torre 5, questo scacco può venire dato, il problema è che comunque il nero, in, qualsi, in ogni variante, riesce a spingere il re via, lontano dai propri pezzi. Torre G8: nuova minaccia, quella di giocare. Torre in G6, costringendo il re bianco alla resa, sarebbe matto visto che questo punto è ancora difeso. Pertanto, a questo punto, il bianco è costretto a far fuori. Questo alfiere per dare la possibilità al re di catturare in F7 e sfuggire al matto. infatti, però, anche con un pezzo in nero, in meno, il nero continua l'attacco. Torre G6, forza il re in F7, torre E7 e finalmente il re, nero, il re bianco giunge a destinazione. Dopo questo lungo viaggio, è arrivato addirittura in ottava traversa, completamente isolato dai propri pezzi. Ok. E qui sembra che il nero stia per vincere da un momento all'altro, purtroppo, quindi ha un pezzo in meno, ma l'attacco sul re avversario è tremendo. Scacco, il re si rifugia in G8. Alla fine della fiera sembra che il bianco eh, sia riuscito soltanto a ottenere la cattura di questo pedone F7 e stia per prendere matto. Però <coughs> non è così facile, perché qui ok, il nero può giocare torre G6 scacco. Qui ci sarebbe l'opportunità di ripetere le mosse, quindi come minimo il, il nero sembra avere la patta in pugno, ma in realtà Navarra sfugge ancora col re e lo porta incredibilmente nell'angolo. Una posizione del genere eh, sembra che il matto sia imminente, ad esempio alfiere g3, alfiere e5, e matto sul re. In realtà non è facile portare a termine un'operazione del genere, perché dopo g3 il matto può essere difeso di torre qui il bianco può perdere una qualità ma dopo questa mossa diventa difficile capire come ne riesce a dare matto al re perché comunque questa mossa torre per b7 salva tutto difende la settima traversa attacca la torre e in caso di doppia cattura sempre su b7 la torre difesa dal cavallo e inoltre il bianco ha l'opportunità del tatticismo al fiere per e4, che dà doppio a b7 e alla torre in g6. Ok, quindi il nero deve manovrare ancora per riuscire a dare matto e sceglie una strada. l'altra strada promettente che è il matto dato di torre in f8, anche qui possibilità eh, di riportare il re indietro però più della patta il bianco non va Navarra decide di cercare qualcosa di più e gioca a torre f1 buona idea perché blocca il matto non ci sono tante altre opzioni senza perdere una vagonata di materiale il problema però è che qui il nero si difende con alfere f2 blocca la colonna alla torre e quindi nuovamente rinnova la minaccia di matto Come vedete varianti veramente complesse in questa eh, posizione quindi il, costretto, il bianco è costretto qui a sacrificare la qualità sembra un sacrificio in vano perché la torre rimane sulla colonna F e dà nuovamente minaccia di matto però torre F1 e questa forse è una mossa che è sfuggita a voce a sec nell'analisi è un po' controintuitiva perché chiaramente il nero può guadagnare un altro pezzo e portarsi in vantaggio materiale. Però poi il bianco ha una manovra tattica che gli permette di eh, riportarsi più o meno in parità. Vediamo infatti, perché qui mh, francamente il nero non ha niente di meglio che giocare torre per alfiere, ossia forse qui ci poteva star prima uno scacco di torre che avrebbe impedito i controgiochi successivi su questa traversa. Però comunque anche torre per alfere non è una mossa completamente sbagliata. Il problema è che qui il bianco ha contro gioco. Difatti può dare scacco in F8 e qui la mossa è unica, altrimenti ne lo perde materiale. Re C7 ma ora c'è l'opportunità di questo doppio. Quindi alla fine della fiera il bianco praticamente riguadagna una qualità qui e la parità materiale. Però, a differenza di quello che può sembrare, il Re bianco rimane molto molto più assicuro del Re nero. Il Re bianco si è portato in un angolo della scacchiera a meno e i pezzi avversari, specialmente la torre, sono completamente lontani dal suo attacco. Viceversa, il Re nero rimane bloccato in mezzo agli attacchi avversari. Quindi posizione sicuramente più difficile da giocare per il Nero. E vediamo che... Questa mega manovra del Re Bianco ha portato a frutto il pedone F7 più la posizione sicura del Re Bianco. Comunque non sono tutti fiori per Navara qui, perché dopo Re B6 ci si accorge che nonostante si rientri in parità materiale, il Re Nero riesce a attivarsi, quindi diventa un pezzo d'attacco mentre il Re Bianco è ancora molto lontano. Per questo, forse invece di dare il doppio subito, si poteva pensare a giocare cavallo 5 per e 4, che resta sempre col doppio come una minaccia. Fa fuori questo pedone, ed evita controllando questa casa, che il regnero si possa centralizzare troppo facilmente. Comunque, eh, qui Navara ha deciso subito di capitalizzare dando questo doppio e guadagnando. Quindi indietro la qualità che aveva dato, ok. Ehm, si può dire che siamo in un finale a questo punto, e quindi nel finale il bianco deve attivare i pezzi Torre F5: scacco più minaccia di cattura in G5. Quindi si chia chiarisce a questo punto l'idea del bianco, che è quella di crearsi un attacco grazie a questi due pedoni, facendo fuori il pedone G del nero e possibilmente anche il pedone H col re. Okay, però il nero fa fuori questo pedone, a questo punto parità materiale, il bianco deve gestire, non c'è più scacchi a disposizione, deve gestire la possibilità che il nero ha di catturare questo cavallo. Quindi fa fuori il cavallo a sua volta e crea un altro pedone isolato al nero. Quindi strutturalmente la posizione è abbastanza simile, però il bianco ha la torre probabilmente più attiva perché può creare questa debolezza sull'ala di re con due pedoni affiancati. Eh, sono sicuramente molto più pericolosi di pedoni isolati anche se passati ok quindi viene fatto fuori effettivamente il pedone e ora eh, che contro giochi può ottenere il nero in questo finale può sfruttare il proprio pedone più avanzato creandolo passato deve far fuori quindi il pedone e. dopodiché questo pedone nero è abbastanza vicino alla promozione potrebbe creare problemi al bianco quindi forse con un gioco accurato il nero riesce a pareggiare e viene giocata torre G3 con la principale idea di far fuori questo pedone ma eventualmente anche il pedone H se il re bianco fosse eh, così azzardato a catturare il pedone nero eh, quindi viene salvato prima questo pedone il bianco si crea questa forte doppietto non attaccabile facilmente dal nero nero però spinge il pedone quindi neutralizzando la possibilità che possa venire catturato dal re immediatamente guadagnando un tempo sulla torre la torre si sposta in G6 con possibilità di dare scacco e cattura in C6. In realtà, questa manovra non è molto sensata perché poi il bianco rischierebbe di perdere uno dei pedoni più forti. Quindi la torre deve stare molto attenta a quello che fa, eh, deve prima guardare la difesa del pedone G in, in diverse varianti. Comunque, torre per E3. A questo punto sembrerebbe effettivamente possibile la cattura, ma in realtà così non è perché eh, il Rennero può andare in D5. Manovra molto fondamentale perché qui in questa posizione il re nero perfettamente centralizzato evita la torre bianca di porsi dietro al pedone passato e quindi questo pedone diventerebbe pericolosissimo a questo punto che fare? Eh, il nero è gioco facile perché può portare la torre in G3 liberarsi quindi la via al pedone e attaccare il pedone G del bianco non si capisce bene il bianco corre così lontano come possa riuscire a eh, opporsi a questa iniziativa quindi prima cosa la vara riporta il re verso il centro attacca questo pedone e si prepara a attivare quindi sua maestà si prosegue con torre g3 questa idea eh, ottima attacca nuovamente questo pedone e ora il pedone può essere spinto la vara cattura il pedone continua a centralizzare il re piuttosto lo porta alla difesa di questi due pedoni in modo che possa sbloccare la torre però Ojasek spinge il pedone nel 3 e ora qui diventa veramente problematico. Il bianco deve stare molto attento perché una semplice manovra, come può essere ad esempio torre 6, non funziona granché. Qui perché il nero è vicino, si centralizza guadagna un tempo su questa torre. Ora, che fare? Perché ehm, chiaramente la torre deve rimanere sulla colonna E per difendere il pedone. Quindi, ad esempio, in E7 non si può spostare, altrimenti il pedone avanza e poi non c'è modo chiaro per fermare la promozione. Qui però viene fatto fuori questo pedone con minaccia di cattura al successivo. No? Bianco non può perdere tempo a difendere questo pedone perché altrimenti il nero fa ponte con la torre e poi questo pedone non si ferma più. Quindi qui il pedone va catturato e la posizione rientra in perfetta parità praticamente. Quindi Navara avanza con Re, non si preoccupa tanto di questa successiva spinta per il momento perché può essere ancora difesa efficacemente, ora che questi due pedoni non sono più in pericolo. Però qui forse un piccolo errore di voce se che gioca re d 5, sembra una manovra opportuna perché blocca l'attivazione della torre bianca, però sottovaluta l'attivazione del re avversario. Forse eh, era più opportuno giocare re c3 con l'idea di porlo in d2 e scortare, quindi opportunamente il pedone a donna. In qualche modo l'avanzata di questi due pedoni può essere eh, fermata almeno momentaneamente tramite la torre. Quindi fate anche la cattura di questo pedone con scacco aiuterebbe soltanto il re a porsi eh, di scorta al pedone, quindi qui cerca di infastidire il re, ma ora questa minaccia diventa impellente, quindi il bianco deve fermare il pedone il re si porta per scortarlo e ora anche se il bianco prova a avanzare questi pedoni avviene la promozione, il, nero è il, il bianco è costretto a sacrificare la torre sul pedone poi il nero potrebbe avere contro giochi per fermare i pedoni avversari avendo ancora il pedone a, a disposizione da promuovere Ok, comunque, ben giocata Re D5. Ora vediamo qui, visto che il Navarro non può attivare più la torre sulla colonna E, cosa ha inventato. Chiaramente attiva il proprio Re. Re F4, attacca torre e pedone. Qui, forse, l'unico tentativo per mantenere la partita in parità era giocare pedone 2 con minaccia <coughs> di promozione. Il problema qui, è però, è che il Bianco riesce a far strada alla propria torre sacrificando il pedone C4 serve a scalzare il re della difesa di E6 ad esempio qui non c'è granché meglio che re per c4 la torre va ad attaccare il pedone ora è costretta a difendere in qualche modo però deve anche badare la propria torre non è facile reggere questa posizione il bianco rimane in vantaggio ok viceversa voce a sec gioca torre h3 L'idea è chiaramente quella di mantenere la difesa su questo pedone, tanto la torre non può essere attivata attraverso E6, quindi sembra che il nero possa reggere. L'idea allora, è comunque quella di eventualmente spingere. Il problema però è che il bianco potrà attivare la torre in modo diverso. Per prima cosa salva il proprio pedone e lo porta in H5. Ora qui il nero deve mantenere la difesa di E6 prova intanto ad avanzare il pedone eh, ora qui c4 non funziona più perché eh, il re può semplicemente prendere dopodiché sì ok il bianco ottiene questa buona posizione ma eh, ora c'è anche il re che difende in eh, e3 quindi il bianco non può catturare questo pedone che diventa chiaramente un problema non indifferente da gestire però il bianco ora ha un altro modo per bloccare questo pedone, ossia torre G5. Scacco. L'idea è chiara, quella di portare la torre in E5 e poi scacciare il re avversario. È proprio quello che succede perché ora il re nero prova in qualche modo a difendere questo pedone, ma c'è torre 5 e qui voce a secca, ha abbandonato. Infatti, non c'è modo di. Eh, Bloccare l'iniziativa del bianco, mettiamo spinga questo pedone il nero, c'è cioè torre E4. Dopodiché, questo pedone potrà essere catturato perché il Re Nero non può mantenersi in sua difesa. Vediamo però perché questa manovra di Torre G4 non sarebbe potuta funzionare prima. Ad esempio, qui sulla spinta E2 sembra che possa funzionare lo stesso giochino. In realtà, non è così perché dopo torre g5 scacco c'è cioè re d4 e ora chiaramente va fermata la promozione però il nero ha questo controgioco. torre per g4 attacca il re il bianco chiaramente non può prendere a cuore leggero la torre perché perderebbe la propria e poi questo pedone non si ferma quindi qui deve giocare re f5 per difendere la torre però ora torre per h4 e anche se il bianco prende questo pedone comunque la posizione rimane pari Ok, quindi un'altra partita memorabile, oserei dire. Una marcia del re di questo tipo non si era vista, penso dai tempi eh, della Short Team nel 1991. Questo re che si va a prendere un pedone e trova rifugio nel posto più inaspettato, in una grotta nell'angolo opposto della scacchiera. Dopodiché il re ottiene una nuova funzione nel finale riportandosi al centro e determinando l'esito della partita. Quindi questo è un, veramente un re tuttofare. La variante probabilmente era in parte stata studiata a tavolino da Navara, però resta comunque eh, l'incredibilità della complicazione tattica delle posizioni. Che eh, chiaramente soltanto un giocatore dotato di un fegato non indifferente avrebbe potuto giocare a cuor leggero. Ok, quindi per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo, buone partite! Ciao ciao!